Buonasera e ben ritrovati, gentili telespettatori, per il notiziario regionale del Friuli Venezia Giulia. Apriamo l'informazione questa sera con un servizio da Lignano Sabbiadoro. Qui è già cominciata l'estate, la città è blindata per l'arrivo di molti turisti. Al via Lignano Sabbiadoro, la Pentecoste, la festività che come da tradizione richiama nella località balneare migliaia di turisti da fuori regione, per lo più giovani austriaci. Comune, questura e privati si sono stretti la mano per approntare un'organizzazione che garantisce il divertimento per i giovani, attesi ovviamente anche da Italia e Slovenia, e allo stesso tempo la tranquillità da chi è in vacanza. Da oggi a domenica il Pinkfest Beach Festival prevede una 3 giorni di musica e concerti a ingresso libero sulla spiaggia, organizzati dalla località balneare sul palco della Beach Arena, clou della festa, dove si alterneranno musica e DJ set internazionali. Attesissimo proprio per questo sabato il DJ set di Umek, produttore DJ sloveno, vincitore degli International Dance Music Award per la miglior traccia techno 2013 e la miglior artista techno Tech House 2014. Ma per far sì che tutto funzioni per il meglio, è già operativo un servizio di ordine pubblico che è stato messo a punto dalla questura di Udine e che vede impegnati fino a lunedì pomeriggio una quarantina di agenti al giorno tra polizia della questura friulana e del reparto prevenzione crimine di Padova, carabinieri, guardie di finanza e polizia municipale, a cui si aggiungono anche quest'anno gli agenti della polizia austriaci. L'obiettivo è quello di ridurre gli interventi dovuti all'abuso di sostanze alcoliche che già lo scorso anno avevano fatto registrare un decremento del meno 25% rispetto all'anno precedente. I controlli quindi vengono mirati a evitare atti vandalici legati all'abuso di alcol e in particolare attenzione è stata prestata anche agli atti contrari alla pubblica decenza. Con un'ordinanza comunale è stato imposto infatti il divieto di consumo e detenzione all'aperto di bevande alcoliche, consentito solo nelle aree esterne di pertinenza dei locali. Stop anche alla vendita delle angurie nei pubblici esercizi, visto che negli ultimi anni la città si è resa testimone, suo malgrado, di comportamenti scaturiti dall'abuso di alcol da parte di alcuni ospiti che hanno generato episodi di degrado urbano con bottiglie di vetro e angurie gettate sulle strade. Il sindaco, che ha voluto ringraziare la questura di Udine per la sensibilità dimostrata, ha disposto pure che le fontane vengano chiuse e recintate e ha vietato l'uso di contenitori in vetro. È proprio a Lignano Sabbiadoro, prima notte brava per Pentecoste, coma etilici e maxi lavoro per il 118. Vediamo il servizio. Sono arrivati i turisti tedeschi per passare a Lignano Sabbiadoro i giorni di Pentecoste e torneranno oltre confine dopo questo fine settimana. La prima discesa, quella più temuta per i danni che solitamente combinano nella cittadina balneare friulana, non tutti certo, ma l'allerta è sempre alta, ogni anno, e le forze dell'ordine hanno disposto per questo le misure di sicurezza particolari proprio per contenere i danni e i problemi. Nonostante il brutto tempo che ha portato molti turisti stranieri a disdire le prenotazioni, nella notte c'è comunque chi ha fatto festa lo stesso e in diversi hanno alzato troppo il gomito. Una decina le chiamate al 118, tutti problemi sanitari legati all'ubriachezza. In alcuni casi è stato necessario il ricovero in ospedale per coma etilico. I carabinieri non hanno registrato danni gravi a strutture. Traffico invece in aumento invece sulla rete autostradale di autovie, sempre in occasione della Pentecoste, una sorta di anticipo d'estate, soprattutto per i turisti provenienti da Austria e Germania. Il traffico è sostenuto da questa mattina per aumentare ancora poi nel pomeriggio, in particolare proprio lungo la A4 Venezia-Trieste in direzione di Venezia e in A23 Udine Sud-Palmanova in direzione del nodo proprio di Palmanova. In prossimità del bivio A23 e A4 invece ci sono spesso dei rallentamenti e qualche coda sia al mattino che al pomeriggio sono state registrate. Una situazione che potrebbe ripetersi anche per domani, sabato, sempre in prossimità del bivio A23-A4, mentre per quanto riguarda la A4 Venezia-Trieste la maggior concentrazione di transiti si registrerà soprattutto durante la mattinata. Flussi elevati nei transiti in A4 direzione Trieste e in A23 verso Travisio caratterizzeranno invece le giornate di lunedì 16 e martedì 17 per il rientro dei turisti. Soccorritori allertati per un'auto finita nel lago della Burida a Pordenone. Questa mattina sono scattati i soccorsi, ma purtroppo per le due persone all'interno, una mamma di 35 anni e il figlio di circa 5 anni, non c'è stato niente da fare. Il piccolo era bloccato con le cinture allacciate nel seggiolino posizionato nel sedile posteriore del mezzo. Dai riscontri della donna, che risiede a Porcia, all'interno della vettura c'erano i propri corpi senza vita delle vittime imprigionate
nell'abitacolo. I vigili del fuoco hanno estratto le due salme e hanno notato poi qualcosa all'interno dell'abitacolo, tanto che sono continuate le immersioni finché non è stato appurato che non vi fossero altre vittime, come sembrava all'inizio dei soccorsi. Poi le immersioni per recuperare l'auto, che era capovolta sul fondale. Sul posto era poi arrivato anche il magistrato Pier Umberto Vallelin. L'allarme era stato lanciato verso le 10:30 da un testimone, una donna anziana che ha assistito alla scena. L'auto era volata nelle acque del lago, hanno raccontato il tutto poi ad un vicino, Ferruccio Barella, che ha quindi riferito quello che è accaduto ai soccorritori. Non è esclusa alcuna ipotesi, compresa quella del gesto volontario, anche se potrebbe essersi trattato anche di un incidente, forse di una retromarcia sbagliata. Tutto è al vaglio ora degli agenti della polizia, della questura, che sono intervenuti e che poi hanno portato alla famiglia la tragica notizia proprio a Porcia. E a Buia, per segnalarvi un incidente, cortocircuito sulla macchina, una Passat, a fuoco il garage e una Fiat 500. Rogo nelle prime ore di questa notte, verso le 4 a Buia, in una abitazione privata. Le fiamme pare si siano sviluppate a causa di un problema elettrico che ha interessato una vettura Passat che era stata posteggiata ancora ieri sera nel garage come di norma. L'incendio si è subito propagato al vano rimessa. Il fuoco ha così danneggiato il soffitto, una parte della casa, sulla parete esterna che si è annerita per il fumo prodotto dalla combustione, e poi anche un'altra auto, una Fiat 500, che era posteggiata nel garage. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco giunti dal distaccamento di Gemona del Friuli e dalla centrale di Udine, che hanno domato l'incendio prima che le fiamme potessero raggiungere anche gli altri vani dell'abitazione. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. I danni invece sono molto ingenti. Da una prima stima superano i 100.000 euro. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, che stanno vagliando le cause di quanto accaduto. Lutto a Cividale del Friuli per la morte di Giuseppe Floreancic, 61 anni, trovato morto nel letto della sua abitazione nella prima serata di ieri. A dare l'allarme è stato il fratello gemello, che non riusciva a mettersi in contatto con lui da alcuni giorni e che temeva gli fosse accaduto qualcosa di brutto. Non aveva torto, purtroppo. Dopo l'allerta, il corpo esanime del 61enne è stato rinvenuto nella camera, e a decretare il decesso è stato il medico di guardia chiamato sul posto a Cividale del Friuli. Informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Udine, è stato rilasciato il nulla osta per la rimozione della salma. Floreancic pare sia deceduto tra lunedì e martedì, colto da malore. Si era steso per riposare e stava ascoltando la radio, trovata ancora accesa, quando molto probabilmente ha perso i sensi senza riuscire a chiedere aiuto. E andiamo adesso a Udine, in città, per quella che è una notizia che riguarda il traffico cittadino. Da lunedì iniziano i lavori di riasfaltatura della tangenziale sud. Riasfaltatura in tangenziale sud a Udine, da lunedì 16 mattina fino a mercoledì 18 maggio sera. Un intervento indispensabile per mantenere in perfette condizioni l'infrastruttura, ma sicuramente penalizzante per il traffico, soprattutto nelle prime ore del mattino e in quelle serali, dove si concentra il flusso di chi si reca al lavoro e rientra. Per questo lunedì i lavori inizieranno dopo le 10 del mattino, quando il picco dei transiti è già passato. Scartata dopo attenta analisi la possibilità di lavorare sempre in notturna, chiudendo completamente la tratta, perché in caso di chiusura della tangenziale non esistono percorsi alternativi per entrare in autostrada, i tecnici di Autovie Venete hanno ritenuto che per limitare il più possibile i disagi degli utenti era preferibile lavorare a traffico aperto, chiudendo alternativamente le corsie di marcia e sorpasso. Una corsia infatti sarà sempre aperta al traffico per non interrompere il deflusso dei veicoli. L'intervento sarà effettuato a ciclo continuo e interesserà il tratto di tangenziale compreso fra Basaldella e il casello di Udine Sud in direzione Venezia. Sul posto sarà presente il personale di Autovie Venete per agevolare il deflusso del traffico e favorire l'ingresso e l'uscita dei veicoli diretti verso la tangenziale che porta a Manzano e che rimarrà accessibile. Ed era questa l'ultima notizia, gentili telespettatori, per quanto riguarda il telegiornale regionale del Friuli Venezia Giulia. Vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.